Io lascerei subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi. Calabiso. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone. Cerquoni. Ciancio. De Chiara. Di Egidio. Ferrauto. Giannone. Giuliano. Gugliotta. Giuliano non c'era, me lo so. Adesso lo richiamiamo. Guido. Gunnella. La Zazzera. Pompei. Principato. Rinaldi. Giuliano. Tosatti. Toti. Triputi. Vitrotti. Zitoli. Diciotto presenti, sei assenti più la Presidente, ed è giustificata per l'assenza la consigliera Vitrotti. Allora, possiamo quindi aprire la seduta di oggi, che vede al primo punto la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta numero 58 del 2019. Regolamento del Garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Chi relaziona? Consigliere Principato? Venga a sedersi, le lascio subito la parola. Prima ancora di iniziare, i discutatori di oggi sono i consiglieri Gunnella, Tosatti, Ciancio. Allora, c'è un po' di trambusto e vi spiego, ci sono degli emendamenti depositati in merito alla delibera, mi sono stati depositati degli emendamenti dal consigliere Principato e sono disponibili anche le copie qui per chi li volesse leggere. Mi ha presentato emendamenti, chiaramente parliamo di emendamenti ai commenti, no? Al parere della delibera,
E ci sono poi emendamenti anche presentati dal consigliere, dai consiglieri di Fratelli d'Italia. Quindi di quelli non abbiamo copie, li stiamo facendo fare. Allora, nel frattempo, se lei vuole relazionare, tanto gli emendamenti li vediamo poi. Non c'è la firma. La firma è solamente del consigliere principato Antonio. Io non ce l'ho. Quella è solo la copia, l'ha firmata adesso qua. Presidente, allora io lo chiedo perché l'avevamo deciso, gli emendamenti anche la... sono aperti a... questo volevo chiedervi, volevo perché questo, sì. L'abbiamo deciso la volta precedente, io sono, mi ricordo, alla firma. Sì. Chi volesse partecipare e firmare gli emendamenti può farlo fino al momento in cui non verranno discussi, quindi l'avevamo deciso la volta scorsa in seguito a una capigruppo in interruzione di consiglio, quindi la facciamo valere finché non verranno discussi e approvati, prima dell'approvazione era così. Prima della fine della discussione possono essere firmati e condivisi se i presentatori lo ritengono opportuno. Il consigliere principato dice, ha detto di sì, quindi chiunque poi durante la discussione voglia firmarli è libero. Vada. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, buonasera a tutti. Allora, oggi ci troviamo a esprimere una votazione sul regolamento del Garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Allora, si tratta di un regolamento per istituire una figura che è in realtà prevista dallo Statuto di Roma Capitale, entrato in vigore il 30 marzo del 2013. Infatti, all'articolo 2, principi programmatici, al comma 8, lo Statuto di Roma Capitale recita: Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei bambini uniformandosi alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. A tal fine è anche istituito un garante nominato dal sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento. Allora, abbiamo trattato questa proposta di delibera in una seduta di commissione politiche sociali il 31 maggio, dove abbiamo messo, ho inserito all'ordine del giorno la sola discussione per raccogliere anche il confronto, diciamo, e i contributi anche delle altre parti politiche. Contemporaneamente, successivamente il 5 giugno, la Commissione 6, che si occupa di regolamenti ed era interessata anche all'espressione di un parere su questo regolamento, si è espressa favorevolmente con alcune osservazioni. Infine, il 14 giugno, anche la Commissione Politiche Sociali ha espresso un parere favorevole a maggioranza. Allora, andrei diciamo direttamente sul dispositivo dell'atto, in maniera tale che possiamo condividere il regolamento con l'Aula. Allora, regolamento del Garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Articolo 1, nomina, durata e incompatibilità. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza assicura e vigila sull'applicazione in tutto il territorio di Roma Capitale della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 89, ratificata con legge 27 maggio 91, numero 191, nonché della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti delle persone di minore età del 25 gennaio 96, ratificata con legge 20 marzo 2003 numero 77, promuovendo altresì iniziative per garantire il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto di Roma Capitale, nomina con proprio provvedimento il Garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
di seguito il garante attraverso la procedura indicata alla sezione quinta articoli 25 seguenti del regolamento del controllo analogo approvato con delibera d'assemblea capitolina numero 27/2018. Il garante è di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti, nonché delle problematiche sociali ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età. Il garante è un organo monocratico e svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Resta in carica 5 anni ed opera comunque fino alla nomina del nuovo garante. L'incarico può essere rinnovato solo per un altro mandato e revocato con atto del sindaco in caso di gravi motivi e violazioni di legge. Decade dall'incarico al verificarsi di una delle cause di incompatibilità. Oltre a quanto previsto l'articolo 28 e citato regolamento approvato con delibera d'assemblea capitolina 27/18, per tutta la durata dell'incarico il garante non può esercitare a pena di decadenza alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica per tutto il periodo del mandato. Oltre a quanto previsto ai punti precedenti, la carica di garante è incompatibile con lo svolgimento di attività che possano generare conflitti di interesse con le attribuzioni proprie della carica e in ogni caso non può essere nominato garante il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado di amministratori o dipendenti capitolini. Articolo 2. Compiti del garante. Il garante, nell'ambito del suo incarico, contribuisce all'attuazione dei diritti e dei principi sanciti nella Convenzione ONU ed in particolare la non discriminazione, il superiore interesse del minorenne, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, la partecipazione e il rispetto per l'opinione del minorenne. Al garante spetta promuovere in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di infanzia e adolescenza iniziative volte ad incrementare la concreta diffusione di una cultura dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza sul territorio di Roma Capitale, promuovere e proporre all'amministrazione sia attività formative operative, seminari e ricerche destinate agli operatori del settore che iniziative destinate all'infanzia e all'adolescenza, promuovere in accordo con il Presidente dell'Assemblea Capitolina, con i Presidenti dei Municipi e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della Giornata Nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1,6 della legge 23 dicembre 97 numero 451. Promuovere e sostenere forme di ascolto e partecipazione dei bambini e degli adolescenti a livello individuale e collettivo. Ascoltare, accogliere e verificare in collaborazione con le istituzioni competenti le segnalazioni in merito a violazioni o situazioni di rischio afferenti ai diritti delle persone di minore età e proporre gli opportuni interventi da adottare. Esprimere pareri non vincolanti sugli atti di competenza della Giunta e dell'Assemblea Capitolina in materia di infanzia, adolescenza, famiglia, istruzione, educazione anche in settori non direttamente rivolti alle persone di minore età. Segnalare ai competenti organi dell'amministrazione locale e territoriale eventuali iniziative e raccomandazioni per assicurare la piena ed effettiva promozione ed attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Promuovere la stipula da parte dell'amministrazione capitolina di protocolli d'intesa e accordi della costituzione di reti tra pubblico, privato, sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio di Roma Capitale. Collaborare nello svolgimento della propria attività con il garante nazionale istituito con la legge 112/2011 e con il garante regionale istituito con legge della Regione Lazio 38/2002. Partecipare al forum di Roma Capitale per l'infanzia e l'adolescenza quale membro stabile.
Il garante trasmette semestralmente report informativi al sindaco, alla giunta e alle commissioni capitoline interessate alle azioni materie in merito alle attività svolte nel periodo. È tenuto inoltre a predisporre una relazione annuale sulle attività realizzate da presentare al sindaco, alla giunta e all'assemblea capitolina. Può presentare ai competenti organi dell'amministrazione proposte, progetti per iniziative ed interventi finalizzati all'infanzia e all'adolescenza. Per lo svolgimento dei propri compiti, il garante è supportato da un ufficio composto da 2 unità di comprovata competenza e professionalità in tema di minorenni individuate tra il personale dipendente dell'amministrazione. Per lo svolgimento della propria attività il garante può avvalersi, previa apposita intesa, della collaborazione dei servizi sociali capitolini e dei servizi del Dipartimento Materno-Infantile delle ASL. Al garante è attribuita un'indennità di funzione determinata con deliberazione della giunta capitolina. Bene Presidente, vorrei terminare il mio intervento con l'esito delle valutazioni che sono state effettuate nelle 2 commissioni. Come dicevamo prima, entrambe le commissioni si sono espresse favorevolmente, ma hanno aggiunto delle osservazioni al parere. Per la commissione 6 e la commissione 4, diciamo, le osservazioni della commissione 6 sono state poi condivise in realtà e riportate dalla commissione 4, quindi, come è possibile notare nel dispositivo dello schema di delibera, vengono poi riportate all'interno. Quindi noi chiediamo nel parere, nello schema di delibera, di specificare il nuovo testo dell'articolo 2 e di sostituirlo con questo testo. Ascoltare, accogliere e verificare di propria iniziativa, in collaborazione con le istituzioni competenti centrali e territoriali, le segnalazioni o notizie in merito a violazioni o situazioni di rischio afferenti ai diritti delle persone di minore età e proporre gli opportuni interventi da adottare. Questo i commissari ce lo hanno segnalato come una necessità, appunto, da dover specificare per dare proprio una maggiore autorità alla figura del garante, che non resta quindi un semplice osservatore di quello che accade, ma può efficientare la sua azione attraverso questo tipo di segnalazioni. Mentre per l'articolo 4 abbiamo un po' specificato meglio anche quello che riguardava il personale dipendente dell'amministrazione. Quindi il nuovo articolo 4 per noi diventa il seguente: per lo svolgimento dei propri compiti il garante è supportato da un ufficio composto da 2 unità di comprovata competenza e professionalità in tema di minorenni individuati tra il personale dipendente dell'amministrazione afferente alle strutture territoriali di Roma Capitale di categoria D, con almeno 5 anni di comprovata esperienza e appartenente all'area famiglie e minori con profilo di assistente sociale. Quindi nel regolamento che ci è stato presentato mancavano proprio queste specifiche, sia per quanto riguarda la tipologia di personale a supporto dell'ufficio del garante e sia diciamo, quindi la tipologia intesa come profilo specifico. Tempo scaduto. Sì. E quindi il fatto che appartenessero ad un'area in particolare, che secondo noi la più indicata è quella delle famiglie e minori. Finisco di leggere l'osservazione, ci metto pochissimo. L'ufficio del garante dovrà essere coadiuvato da almeno un istruttore amministrativo. Per lo svolgimento della propria attività il garante può avvalersi, previa apposita intesa, della collaborazione dei servizi sociali territoriali di Roma Capitale e dei servizi del Dipartimento Materno-Infantile delle ASL. Anche questa è una specifica sulla collaborazione socio-sanitaria. Al garante è attribuita un'indennità di funzione determinata con deliberazione della giunta capitolina, così come previsto dal regolamento. In discussione poi, nell'intervento conclusivo, avrò modo di rispondere ad eventuali richieste o osservazioni da parte dei consiglieri. Grazie. Sì, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Consigliere Giuliano, ma sugli emendamenti o sull'atto stesso? Perché gli emendamenti poi a fine discussione li presenta. Sull'atto, perfetto, grazie, può andare. Grazie Presidente. No, volevo intanto sfruttare questa possibilità di intervento, perché ovviamente parliamo di un parere, una delibera che ha la sua validità, il suo peso, insomma il suo significato, e quindi penso che si debba appunto dire alcuni pensieri, alcune insomma
bisogna comunque cercare di entrare nell'argomento, cercare di dare il proprio contributo, perché parliamo quindi di un settore, di una competenza che, alla quale non si finisce mai di imparare, insomma, quindi c'è bisogno del supporto di tutti. Si sono rotte le bottiglie? Tutto ferro. E quindi è noto anche una certa propensione a cercare di ottimizzare questo parere tramite osservazioni e emendamenti che poi discuteremo. Quindi è quello che risalta è che questa nuova figura, diciamo, è stata prevista con il nuovo regolamento di Roma Capitale, per cui prima probabilmente non esisteva, non era mai stata presa in considerazione. Noi sappiamo che esiste, per quanto riguarda la regione, il garante dell'infanzia regionale, che a tutto tondo ha un suo ben chiaro quadro di inserimento, opera ormai da diversi anni e quindi è riconosciuto e viene sollecitato ogni qualvolta c'è bisogno appunto di trattare questo argomento, sia tramite convegni, riunioni eccetera eccetera, sia tramite anche interventi politici presso appunto l'organo politico di competenza per dotare l'intervento di strumenti idonei al fine di ottimizzare, insomma, il risultato, cercando di difendere quello che tutti quanti sappiamo essere con il nome di minore. E qui questa situazione ovviamente non è stata mai presa in considerazione. Quindi questo parere arriva positivamente per la nomina. Ora ci sono delle osservazioni. Io in questo primo passaggio, avendo parlato appunto anche con il mio collega, insomma, che fa parte della commissione, ci viene, capiamo perché la commissione abbia posto queste osservazioni di precisazione, di formale indicazione, però vorrei suggerire che, e immagino che dopo, quando si parlerà degli emendamenti, si possa avere una sorta di interruzione e fare, insomma, una capigruppo, se serve, o un confronto per capire appunto anche gli altri emendamenti come comportarci. Ma nell'articolo 4, quando appunto si dice che afferente alle strutture territoriali di Roma Capitale di categoria D, con almeno 5 anni di comprovata esperienza appartenente alle aree famiglie e minori, va bene. Quello che mi dà un po' il dubbio è con profilo di assistente sociale. Perché? Perché si può creare, siccome deve essere, cioè noi dobbiamo puntare ad una terziarità della figura, quindi indipendente, ok? Maggiormente indipendente, distaccata, scevra da qualunque tipo di condizionamento. Se noi mettiamo la persona che appunto noi diciamo che possa essere di aiuto, di supporto, la mettiamo che abbia all'interno delle sue competenze ed essere anche assistente sociale, noi sappiamo che gli assistenti sociali possono essere, a parte ci può essere il conflitto di interesse, ma possono essere condizionati, perché loro entrano a tutto tondo nel problema, cioè non è che come loro figura, come loro lavoro, loro si limitano, no, a dare dei giudizi superficiali. Loro entrano
talmente tanto nell'ambito del problema dei minori, cioè del caso di, appunto, dove c'è il minore, che comunque potrebbero essere condizionati nel loro comportamento. Quindi io penso che sia intelligente, visto che c'è questa volontà, visto che si va verso questa ottimizzazione di questa delibera con le sue osservazioni e con gli emendamenti che ci saranno, di togliere questa caratteristica, perché così evitiamo il conflitto ed evitiamo un condizionamento che ovviamente ne deriverebbe nel momento in cui l'assistente sociale fa questo lavoro e quindi non tiene conto della realtà, tiene conto della professione, e tenendo conto della professione ovviamente può essere condizionato, poi sarà la persona più brava del suo mondo, ma tecnicamente, se dobbiamo prevedere chi, come e quando, va bene che abbia una comprovata esperienza, va bene che possa essere di categoria D, eccetera, eccetera, va bene che comunque provenga da una sorta di percorso, ma leverei questa specifica con profilo di assistente sociale. Questo è per quanto riguarda la prima parte, per il resto ci trova ovviamente nella condizione di sostenere questa impostazione, perché andiamo a parlare di una figura che l'amministrazione comunale ha il dovere di avere all'interno della propria struttura, e quindi forse già siamo anche un po' in ritardo. No? Sono passati 3 anni, quindi probabilmente è arrivato il momento, e non possiamo essere noi di Fratelli d'Italia quelli che si ostinano a dire comunque sia, no, vediamo, facciamo, no, torniamo, leggiamo, modifichiamo. Sì, possiamo dare il contributo, però il garante comunale ci deve essere riconosciuto, deve avere la sua terziarità, deve essere quindi distante, per poter anche collaborare ovviamente con la figura regionale che dicevo prima, per fare veramente scudo su Roma e provincia di Roma, per quello che ci riguarda, ma nel Lazio ovviamente, perché comunque possono cominciare a fare dei programmi insieme, dei progetti tesi ad alleviare probabilmente la parte che di solito è quella meno tutelata, che sono i minori. Grazie Presidente. Altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, io passerei agli emendamenti, a presentare gli emendamenti. C'era stata la richiesta di fare un'interruzione per poterli poi vedere, aggiustare, magari... Sì, certo. Grazie, nel senso che siccome giustamente sono arrivati, noi l'abbiamo portati adesso e anche loro, quindi se c'è la volontà di fare un quadro, potrebbe aiutare questo, se no li leggiamo e ne votiamo uno per uno, come volete voi. C'è disponibilità? Sì, certo. No, volevo chiedere se posso avere, ma veramente 10 secondi per l'intervento finale prima della presentazione. No, l'intervento finale è alla fine, dopo gli emendamenti. Dopo la presentazione, sì. Degli emendamenti, ok. Allora, noi si... Spieghi tu sul fatto che siamo d'accordo per l'interruzione. Ok, noi siamo d'accordo all'interruzione per un confronto su un tema così importante, quindi per noi va possiamo bene. Interrompere. Ok, allora interrompiamo. Grazie. Per 10 minuti, un quarto d'ora? Spero. Capigruppo, come volete? Se ci siano bisogno pure altri capigruppo. No, no, ma assolutamente, io non c'è bisogno però che sia capigruppo, secondo me, perché mi sembra di aver capito, sì, che è una cosa dei consiglieri che dei si consiglieri. Vogliono. Quindi direi, no, ditemi voi, direi, interrompiamo, io suggerisco se è possibile interrompere un secondo e di confrontarci tra di noi. Io mi rendo disponibile come Presidente di Commissione. Beh, io vorrei che ci fossero tutti, poi non c'è il capigruppo, certo, il capogruppo del Partito Democratico. Ovviamente, non... a prescindere dalla figura di capogruppo, diciamo. Almeno vorrei che fosse più allargata ogni... e fossero tutti quanti possano parlare, insomma. Così da raccogliere da tutti eventuali. Sì, altri. Sì, no, assolutamente. Io preferirei che ci fossero tutti i gruppi, grazie. Grazie. Allora. Riapriamo il Consiglio, vorrei un riassunto breve per capire se bisogna
presentare e votare gli emendamenti che sono già depositati o se ci sono novità e ci sono nuovi emendamenti, accordi tra tutti i gruppi. Sì, le lascio la parola, consigliere, certo. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, durante l'interruzione sono stati confrontati gli emendamenti proposti dalle opposizioni e dalla maggioranza e diciamo che uno degli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia in realtà era quasi completamente incluso in uno dei nostri emendamenti, quindi abbiamo accettato di aggiungere una specifica che mancava nel nostro ma presente in quello di Fratelli d'Italia, e Fratelli d'Italia con questa aggiunta, a seguito di questa aggiunta, si è reso disponibile a ritirare quell'emendamento. Per il resto gli altri emendamenti rimangono quelli che abbiamo presentato e sottoscritto. Va modificato l'emendamento depositato e un emendamento di Fratelli d'Italia va invece ritirato perché già incluso. Lo facciamo subito? Ok, grazie. Allora, se ci sediamo, procediamo in questo modo. È stato ritirato un emendamento, uno degli emendamenti di Fratelli d'Italia, che è stato inglobato in uno degli emendamenti, sì, Forza Italia, giusto, e in uno degli emendamenti che invece è della maggioranza, quindi è stato recepito. Sono così quattro emendamenti di Fratelli d'Italia e Forza Italia che sono i primi che verranno presentati. Io lascerò la parola ad un relatore per presentarli 5 minuti, consigliere Giuliano ce li può presentare tutti insieme, poi li voteremo uno per uno e poi verranno presentati i due della maggioranza e voteremo anche quelli. Allora, consigliere Giuliano, se vuole illustrarci. Intanto ne approfitto per sostituire uno degli scrutatori, il consigliere Toti, che sostituisce il consigliere Ciancio. Pronto, consigliere Giuliano? Ok. Allora, grazie Presidente, no, perché siccome appunto ce l'avevo sul computer e quindi sul tablet, stavo cercando di riprenderla quella sulla delibera del comune, insomma, quindi, no? Il primo emendamento è un emendamento aggiuntivo, quindi è una ulteriore precisazione da aggiungere
ovviamente all'articolo 1, nomina durata e incompatibilità, e quindi di aggiungere all'interno di questo articolo che il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza assicura e vigila sull'applicazione 1 ottobre 2012 numero 172 del 2012, appunto ratifica della cosiddetta convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 23/10/2012, nonché sull'applicazione del trattato di Istanbul per la specifica tutela dei minori vittime di violenza assistita. Quindi è un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 riguardante la nomina durata e incompatibilità. Poi il secondo emendamento è quello che abbiamo ritirato, perché giustamente nell'altro emendamento da parte della maggioranza già conteneva il campo giuridico, e quindi hanno aggiunto loro anche la parte economica, quindi il settore economico. L'altro emendamento invece riguarda quello che riferisce un emendamento sostitutivo, dove c'è scritto appunto la parte del terzo grado, quindi sempre articolo 1 nell'ultimo capoverso, dove oltre a quanto previsto nei punti precedenti la carica di garante è incompatibile con lo svolgimento di attività che possono generare conflitti di interesse con le attribuzioni proprie della carica, e in ogni caso non può essere nominato garante il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado. Noi mettiamo appunto l'emendamento sostitutivo fino al quarto grado, questo è l'altro emendamento, e di amministratori o dipendenti capitolini. L'emendamento, diciamo, successivo, aggiuntivo a questo, quindi alla scrittura, al seguito, amministratori o dipendenti capitolini e o di associazioni e o enti o organizzazioni non lucrativi aventi finalità sociali. Quindi nell'ultimo paragrafo dell'articolo 1 abbiamo fatto due emendamenti, uno sostitutivo dove c'è scritto appunto terzo grado, di portarlo al quarto grado, e l'altro invece, quella della parte riferita ancora dopo amministratori o dipendenti capitolini e anche di associazioni, di aggiungere di associazioni, enti e organizzazioni non lucrative aventi finalità sociali. L'ultimo invece, che è sempre aggiuntivo, nella parte che il garante, quindi nell'articolo 2, i compiti del garante, alla lettera A aggiungere, oltre che a promuovere, quindi tutto quello che viene elencato, a vigilare, di aggiungere la frase, vigilare sulla concreta applicazione della vigente normativa ai fini dell'effettivo interesse superiore del minore da parte dei componenti organi dell'amministrazione locale e territoriale e dei soggetti terzi aventi finalità sociali che collaborano ovviamente con l'amministrazione sotto qualsiasi forma e o qualifica o in modalità, con obbligo di segnalare eventuali violazioni all'autorità giudiziaria competente. Quindi non penso che ci sia da spiegare ulteriormente il significato, ma ci interessava aggiungerlo proprio nella parte iniziale, no, dei compiti del garante, quindi oltre che a promuovere anche a vigilare, che è uno dei compiti ovviamente che sono importanti. E per quanto riguarda l'ultima cosa, per quanto riguarda appunto, abbiamo chiacchierato anche nella sospensione del fatto di essere o no assistenti sociali nell'intervento che ho fatto prima, non c'è nulla contro ovviamente la categoria, quindi la professionalità degli assistenti sociali. Abbiamo letto anche che al Presidente della Commissione c'è stato anche l'intervento degli uffici che ha prontamente chiesto come interpretare i ruoli, le figure dei dipendenti, quindi è stato messo così perché viene anche, come si è suggerito, dagli uffici. La riflessione verteva solo sulla troppa professionalità degli assistenti sociali, che in questo campo si scontrano ovviamente con realtà pesanti, per cui era solo questo, cercare di dire ok, siccome loro sono condizionabili da questo tipo di lavoro,
se non ne fanno parte potrebbe essere meglio, però nulla contro ovviamente una categoria che fa diciamo della propria professione un lavoro importante, quindi può anche rimanere così, visto che questo era l'andamento, era solo una sfumatura per dare un contributo. Io ho finito, grazie Presidente. Allora, io vorrei ricordare che ci sono le dichiarazioni di voto, bisogna decidere, questo dipende chiaramente dall'intenzione di voto, non posso prescindere dall'intenzione di voto, se si accettano in toto si fa una dichiarazione unica, altrimenti andiamo emendamento per emendamento e ci sarà una dichiarazione per gruppo per ogni emendamento. Quindi se voi già vi siete parlati e sapete qual è l'orientamento, bene, altrimenti ditemi semplicemente se andiamo... nessun problema per noi ad andare... Allora, per quanto ci riguarda si può fare una votazione unica, perché nell'incontro, a meno che loro non siano contrari, c'è stata unità di intenti. Benissimo, allora bene, allora a questo punto dichiarazioni di voto su questi emendamenti presentati. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, devo dire che c'è stato un confronto molto sereno tra le parti politiche, molto costruttivo, come avete sentito dall'intervento precedente è stato ritirato con la massima tranquillità un emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Forza Italia, in quanto diciamo quasi si sovrapponeva con il nostro al netto di un piccolo termine che noi abbiamo accettato ben volentieri di inserire nel nostro emendamento che poi illustreremo successivamente, quindi c'è un'unità di intenti perché quando si tratta di questi temi per forza di cose c'è un'alta sensibilità da tutte le forze politiche. Condividiamo questi emendamenti, accettiamo ad esempio la specifica del primo emendamento aggiuntivo che parla di una cosa che non era citata nel testo, la vigilanza del garante sull'applicazione della ratifica della Convenzione di Lanzarote. La Convenzione di Lanzarote non è altro che la convenzione riguardante la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, quindi fondamentale diciamo sottolineare questo aspetto e tanto più l'applicazione del trattato di Istanbul. La convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa riguarda invece la cosiddetta violenza assistita, cioè una violenza indiretta subita da parte dei bambini attraverso l'osservazione di scene di violenza, e questa è una violenza che molto spesso non viene considerata, ma è veramente importante secondo me includerla all'interno di questo testo, quindi accettiamo tranquillamente. Sul secondo emendamento, rispetto al quarto grado, anche per noi è utile diciamo estendere allargare il più possibile come dire l'incompatibilità, le possibilità di incompatibilità anche per quanto riguarda proprio un conflitto di interessi tra coniugi, ascendenti, in questo caso si parlava di parenti fino al quarto grado. E per quanto riguarda l'emendamento successivo, il diventa il terzo questo, dunque si parla di aggiungere anche le associazioni o enti e organizzazioni non lucrativi aventi finalità sociali, quindi anche qui siamo d'accordo. L'ultimo emendamento riguarda una cosa secondo me importante, che tra l'altro era venuta anche fuori in commissione, ma poi non credo sia stata formalizzata all'interno dell'espressione parere. Se mi consentite 3 secondi ve la rileggo rapidamente: vigilare sulla concreta applicazione della vigente normativa ai fini dell'effettivo interesse superiore del minore, perché è quello che deve essere sempre e comunque tutelato da parte dei competenti organi dell'amministrazione locale e territoriale e dei soggetti terzi aventi finalità sociali che collaborano con l'amministrazione sotto qualsiasi forma e o qualifica e o modalità, con obbligo di segnalare eventuali violazioni all'autorità giudiziaria competente. In due parole, la figura del garante non deve essere una figura fine a se stessa, quindi che si occupi esclusivamente di promozione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma deve essere, come è venuto fuori dalle commissioni, anche una figura di controllo, di vigilanza, e secondo noi questo emendamento aggiuntivo specifica meglio questo concetto, ecco perché siamo favorevoli a questi emendamenti. Quindi, considerando una votazione complessiva, il Movimento 5 Stelle si esprimerà favorevolmente. Grazie.
Grazie, prego consigliere. Sì, ovviamente, no, prendo la parola, oltre ad essere come Fratelli d'Italia proponenti e anche Forza Italia proponenti di questi emendamenti, mi fa piacere che sottolineare che si è lavorato a prescindere, si è lavorato per migliorare qualcosa, questo strumento e la figura che dovrebbe comunque essere di aiuto e dovrebbe garantire, ovviamente, quindi oltre che essere di aiuto, garantire che i più deboli possano essere, no? Aiutati e dare a lui gli strumenti, no? Idonei per poter fare questo tipo di lavoro. E mi auguro che esserci, come si dice, messi a disposizione, perché questo è il nostro ruolo, scevri da ogni tipo di ragionamento politico, ci siamo messi a disposizione per cercare di contribuire, e questo ci rende particolarmente soddisfatti, perché non abbiamo tante possibilità a volte di renderci conto che il nostro lavoro e il nostro ruolo possa essere molto d'aiuto, ma questo no, perché poi a volte si cade nel partitismo, si cade nelle posizioni di partenza, no, e che ci ingessano, mentre quando si arriva a un risultato di questo tipo con tranquillità, a vantaggio non di un partito o dell'altro, ma a vantaggio della categoria più debole, della categoria più indifesa, quella che subisce i maggiori danni e che sono i minori. E quindi aver contribuito insieme a questa maggioranza, come il Fratelli d'Italia, che hanno fatto questi emendamenti, come Forza Italia, mi auguro anche che il PD possa dare il proprio contributo, io penso che abbiamo fatto, no? Possiamo considerarci soddisfatti di poter, come si dice, indossare questa figura da consigliere in un municipio, aver dato il nostro piccolo contributo ad un parere che poi sarà quello comunale, che andremo poi a verificare come andrà. Quindi volevo ringraziare l'Aula, tutti noi, e quindi dire che siamo favorevolissimi a questi emendamenti. Grazie, altre dichiarazioni? Prego consigliere Dotti. No, fa piacere che noi insieme con Fratelli d'Italia abbiamo presentato questi emendamenti che hanno contribuito a migliorare il tutto. C'è stato appunto un contributo fattivo nella riunione e ringraziamo anche la maggioranza per aver fatto condiviso queste nostre proposte. Altre dichiarazioni? Io sono sugli emendamenti, poi ci sarà il sull'altro. Certo. Okay. Basta così? Perfetto. Allora, passiamo adesso alla votazione. Prego. Lo scrutatore è stato già sostituito. È stato sostituito da Toti. Bene, allora passiamo al primo emendamento, la votazione del primo emendamento. No, non si può fare. Ah, adesso c'è il insieme, esatto. No, lei è attento, direttore, è troppo attento. Allora, scusate. Prego. Vabbè. Sono quattro. Quattro. No, questo quattro. Uno. All'emendamento aggiuntivo, il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza assicura e vigila sull'applicazione della che cos'è questa? Scusatemi un attimo che ho problemi. Legge 1 ottobre 2012 numero
172/2012, ratifica della cosiddetta Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 23/10/2012, nonché sull'applicazione del Trattato di Istanbul per la specifica tutela dei minori vittime di violenza assistita. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Con 16 voti favorevoli l'emendamento numero 1 si intende approvato. Passiamo al secondo emendamento sostitutivo, quarto grado. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Con 16 voti favorevoli si intende approvato il secondo emendamento. Passiamo al terzo emendamento aggiuntivo, o di associazioni o enti o organizzazioni non lucrativi aventi finalità sociali. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Con 16 voti favorevoli si intende approvato anche il terzo emendamento. Il quarto emendamento aggiuntivo, vigilare sulla concreta applicazione della vigente normativa ai fini dell'effettivo interesse superiore del minore da parte dei competenti organi dell'amministrazione locale e territoriale e dei soggetti terzi aventi finalità sociali che collaborano con l'amministrazione sotto qualsiasi forma e o qualifica e o modalità, con l'obbligo di segnalare eventuali violazioni all'autorità giudiziaria competente. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Con 16 voti favorevoli si intende approvato il quarto emendamento. Abbiamo gli altri emendamenti da parte del Presidente. Prego, prego, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, noi vorremmo fare una discussione unica, se tutti i consiglieri sono d'accordo, rispetto ai nostri due emendamenti aggiuntivi. Se non ci sono pareri contrari andrei in discussione di entrambi. Allora, il primo emendamento all'articolo 1, nomina, durata e incompatibilità, dopo le parole omissis nonché delle problematiche sociali ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, aggiungere un quarto periodo con il seguente testo: il garante deve avere competenze nel campo delle scienze giuridiche, giuridico-economiche, psicologiche o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psicosociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino. È prevista una formazione per il garante da svolgersi a carico di Roma Capitale e della durata di almeno 3 mesi sul suo funzionamento della macchina amministrativa capitolina. Mi soffermo velocemente su questo. Allora, intanto questo incorpora l'emendamento ritirato da Fratelli d'Italia e Forza Italia rispetto alla parola economiche. Noi abbiamo aggiunto nel testo giuridiche ed economiche, che erano quello che proponevano i colleghi. In questo caso in particolare, io non l'ho fatto prima in presentazione dell'atto, mi è sfuggito, però vorrei fare un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato, quindi sia alla parte politica, ai colleghi politici, ma anche agli uffici, perché parte degli emendamenti che noi abbiamo presentato sono stati, li abbiamo ricevuti poi in effetti dalla parte tecnica della direzione socio-educativa, quindi sono emendamenti proposti con osservazioni che loro ci hanno fatto e noi abbiamo trasformato in emendamenti, fatti con cognizione di causa da chi vive quotidianamente situazioni di rapporti con i minori. Nel particolare il direttore dell'area socioeducativa, il dottor Iraghi, ha
delegato alla partecipazione in commissione nella quale ci siamo espressi con parere, la responsabile dell'ufficio GIL del municipio, che si occupa proprio di tribunali, di minori, di affidamenti, eccetera. Quindi una persona molto esperta nel campo degli affidamenti. La cosa che tendo a sottolineare su questo, quindi oltre all'allargare la necessità di allargare il profilo il più possibile affinché si abbia una persona con una comprovata esperienza, è quella di prevedere una formazione per il garante, perché molto spesso, come avviene nell'amministrazione in generale, non solo in quella capitolina, magari abbiamo un profilo di altissima professionalità ma non conosce la macchina amministrativa di Roma Capitale. E vi dico che senza un'esperienza precedente e senza un affiancamento, quindi una formazione che è quella che noi richiediamo a carico di Roma Capitale e di almeno 3 mesi, diventa difficile per la persona muoversi all'interno dell'amministrazione e quindi genera un ritardo di conseguenza nell'effettiva, come dire, presa di posizione, cioè del ruolo stesso. Quindi questa è la nostra proposta. Sul secondo emendamento, in questo caso è sempre un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, nei compiti del garante, lettera H, quindi articolo 2, lettera H, dopo le parole omissis, utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio di Roma Capitale, aggiungere un periodo con il seguente testo. Questo è quello che proponiamo. Il garante, prima di procedere alla stipula di tali protocolli e accordi, quindi si parla appunto dei protocolli e degli accordi che il garante potrà stipulare, dovrà verificare quelli già attivi sul territorio romano con un attento studio, avvalendosi anche del confronto con i responsabili dei piani di zona municipali per valutarne la funzionalità e proporre giusti cambiamenti laddove i risultati non siano sufficienti nel rapporto tra efficienza ed efficacia. Per questo emendamento ancora ringrazio gli uffici, perché ci hanno rappresentato un problema pratico. Un problema pratico di chi lavora tutti i giorni, sta tutti i giorni sul pezzo in queste, su queste materie. Cioè, l'assistente sociale che è venuta in commissione, la dottoressa che è venuta per l'area socio-educativa, ci ha spiegato: inutile continuare a produrre protocolli, accordi, eccetera. Partiamo da quello che è attualmente disponibile ed è stato fatto negli anni, perché ci sono molte cose che funzionano oltre a quelle che non funzionano. Recuperiamo quelle e magari aggiorniamole. Non creiamo altri accordi, protocolli, normative che vanno a complicare poi, come dire, la praticità della gestione delle cose. E per questo, visto che si tratta di una persona di un altissimo profilo, ma come dicevamo prima, magari senza esperienza nel campo romano, diamogli una mano. In che modo? Con i referenti di piani di zona municipali, chi meglio di loro? Anche noi qui abbiamo dei referenti, una squadra di referenti del piano di zona municipali, come in tutti gli altri 14 municipi, che conoscono a menadito la situazione sociale del singolo municipio e quindi sono in grado di fare un quadro chiaro, netto, preciso, completo al nuovo garante che si troverà, perché noi spesso dimentichiamo le dimensioni della nostra città, si troverà ad affrontare 15 città con 15 profili molto diversi l'uno dall'altro. Nello stesso nostro municipio la situazione sociale è diversa da San Giovanni a Vermicino o comunque in tutto l'Extragra, e siamo in un unico municipio, perché non parliamo di un municipio di poche migliaia di abitanti, noi siamo il municipio più popoloso e siamo intorno ai 308.000-6.000 abitanti, quindi parliamo di una città di medie dimensioni, lo diciamo sempre. Quindi avere come punto di riferimento all'interno del municipio uno o più persone che già conoscono il territorio, che da anni fanno gli assistenti sociali, che sono tecnici, che hanno elaborato il piano sociale di zona municipale, quindi sono entrati nel dettaglio di quelle che sono le esigenze sociali del nostro territorio, secondo noi, o meglio secondo gli uffici, e noi appoggiamo questa idea, sono delle persone utilissime di supporto al garante. Questo è quanto, la ringrazio. Grazie. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Giuliano. Sì, avendo parlato anche prima nell'interruzione, quindi avendo ragionato nella dinamica e quindi nel contenuto e nel significato di questi emendamenti aggiuntivi, è vero, si nota
che gli uffici competenti hanno messo in evidenza alcune dinamiche che potevano non essere come prese in considerazione. Quindi va bene il primo, va bene il secondo, va bene appunto quando si dice che bisogna anche far sì che chi va a prendere il posto del garante possa comunque essere messo in condizione di fare un corso specifico per la macchina amministrativa, perché deve conoscere la macchina amministrativa, deve capire come è composta e come funziona. E sembra una banalità, ma averlo pensato, siccome è troppo banale, no, è stato secondo me intelligente farlo e metterlo. Per il resto non vado oltre, non perdo altro tempo, quindi l'abbiamo discussi, l'ha ampiamente specificato il Presidente, sono utili perché hanno messo in evidenza quindi quelle sfumature che sono di apporto a chi dovrà rendersi conto quindi in questo regolamento e a chi dovrà prendere questo ruolo sa chiaramente come si deve muovere, come si deve comportare, ed è vero, quindi gli uffici ci hanno facilitato e ci hanno suggerito dei passaggi che saranno poi, che sono quelli pratici che si ritroverà chi dovrà occupare questo tipo di incarico. Quindi Fratelli d'Italia è favorevole agli emendamenti. Grazie consigliere, prego consigliere. Grazie Presidente. Dunque, il gruppo del Partito Democratico voterà favorevole a questa delibera, in quanto comunque a questo regolamento. No, non è sull'atto questo. Emendamento. Sono gli emendamenti, stiamo. Vabbè, riconfermo, l'abbiamo votato, infatti non capisco. Ah, questi due no, singoli. No, ci sono gli emendamenti. Gli ultimi due confermiamo chiaramente la volontà di accettare quanto detto. Sono precisazioni che anche in commissione, insomma, ne avevamo discusso, quindi il Partito Democratico voterà favorevole. Grazie, altre dichiarazioni? Non ce ne sono? Passiamo allora alla fase della votazione. Favorevoli? Ah, scusatemi. Primo emendamento che vi vado a leggere, emendamento aggiuntivo all'articolo numero 1, nomina durata incompatibilità dopo le parole omissis, nonché delle problematiche sociali ed educative di promozione e tutela della persona di minore età. Aggiungere un quarto periodo con il seguente testo. Il garante deve avere competenze nel campo delle scienze giuridiche, economiche, psicologiche o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psicosociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino. È prevista una formazione per il garante da svolgersi a carico di Roma Capitale e della durata di almeno 3 anni, 3 mesi sul funzionamento della macchina amministrativa capitolina. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 voti favorevoli si intende approvato. Passiamo al secondo emendamento. Emendamento aggiuntivo. All'articolo 2, compiti del garante, lettura H, dopo le parole omissis, utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio di Roma Capitale, aggiungere un periodo con il seguente testo. Il garante, prima di procedere alla stipula di tali protocolli e o accordi, dovrà verificare quelli già attivi sul territorio romano con un attento studio, avvalendosi anche del confronto con i responsabili dei piani di zona municipali per valutarne la funzionalità e proporre i giusti cambiamenti laddove i risultati non siano sufficienti nel rapporto tra efficienza ed efficacia. Favorevoli? Contrari?
astenuti. Con 15 voti favorevoli si intende approvato l'emendamento. Allora, se non erro, il consigliere voleva chiudere la discussione, il consigliere Principato aveva chiesto, no? È necessario? Va bene. Allora, passiamo alla fase delle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni. Prego, consigliere. Questa volta è quella giusta. No, volevo soltanto specificare che il gruppo del Partito Democratico voterà favorevole. Abbiamo seguito i lavori anche nella commissione. Devo dire che diciamo, da subito c'erano qualche perplessità, nel senso che il tema è molto delicato, però chiaramente c'è una sintonia sulla necessità di dotarsi di una figura garante diciamo, dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi non possiamo che essere favorevoli. Ovviamente è stata nostra premura nel corso dei lavori di commissione e anche oggi partecipando ai vari momenti di discussione trovare una quadra. Per noi era fondamentale, come ho già detto al Presidente, come ho già detto in commissione, avere una garanzia circa la terzietà di questa figura, circa l'autonomia dalla politica di questa figura e avendo avuto rassicurazioni, avendo avuto conferme nell'atto, diciamo soprattutto nella indipendenza temporale tra la giunta e la carica del garante, per noi chiaramente può essere accettabile in quanto ci teniamo a garantire che l'operato, la vigilanza sia il più possibile indipendente. Un'altra, diciamo, dei dettagli che abbiamo apprezzato è stata l'aggiunta che è stata fatta nell'articolo 2 lettera E, nel momento in cui il dubbio era che il garante poteva agire solo su segnalazione. Ritengo importante invece che lui possa di propria iniziativa e in collaborazione con le istituzioni competenti e centrali e territoriali muoversi, quindi in autonomia, quindi questo rende la figura diciamo sia de iure ma anche diciamo de facto una figura che può incidere nella vita dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi noi saremo favorevoli. Chiudo dicendo che col gruppo capitolino del Partito Democratico ovviamente c'è una discussione in merito a questo atto e ci riserveremo anche nelle prossime settimane diciamo il buon senso, ma soprattutto diciamo lo zelo di informare circa nostre eventuali perplessità ma anche osservazioni migliorative il gruppo capitolino affinché nella discussione romana dell'atto si possa arrivare al miglior risultato possibile. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Giuliano. Grazie. Allora, Fratelli d'Italia, per quanto riguarda questo tema, non vicina di più e quindi è molto soddisfatta di aver dato il proprio contributo insieme a tutti i colleghi, a quest'Aula e alle forze politiche. Ci rimane, come sempre accade, come spesso accade, ci rimane di seguire il percorso di questo parere, perché come sappiamo, non essendo vincolanti, tutto quello che abbiamo fatto oggi potrebbe perdersi in un vicolo buio della parte politico-amministrativa del Campidoglio, per cui penso, mi auguro che questo non accada. Se le forze politiche che sono rappresentate in quest'Aula possano comunque sollecitare le rispettive forze politiche rappresentanti nel Consiglio Comunale e nelle commissioni, perché il tutto verrà portato ovviamente nella commissione competente del Comune di Roma, quindi verrà tutti analizzati i pareri dei 15 municipi, vedremo quello che del nostro percorso rimarrà segnato. Mi auguro tutto quello che abbiamo fatto,
E allora solo lì potremmo dire di aver compiuto, no, un percorso con estrema soddisfazione, perché non è automatico. Quindi l'ulteriore sforzo è, come hanno prima suggerito o pensato i colleghi del PD, è che di collegarci tutti, ognuno per la propria parte, con i riferimenti comunali e cercare di far arrivare tutto questo lavoro compartimentato, no? Per dare poi un risultato che chi voterà in quell'aula, lo stesso assessore competente del Consiglio Comunale, quindi della Giunta, no? Possa dire: beh, effettivamente i municipi hanno un loro significato, hanno un loro, no? Come si dice, preciso compito, e l'hanno svolto. Quindi potrebbe essere la più grande soddisfazione, e quindi l'augurio che faccio a tutti quanti di poter arrivare a questo risultato. Penso che, no? Sono curioso, poi ci aggiorneremo col Presidente della Commissione per capire a che punto del percorso siamo arrivati. Fratelli d'Italia vota esclusivamente per questo atto, una positività non minore, ma non, insomma, siamo d'accordo. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Totti. Fa piacere che rispetto a un tema così importante ci sia stata una grossa condivisione, sia in termini di lavoro in commissione sia oggi in consiglio, anche con la riunione che abbiamo fatto fra i vari gruppi. Rispetto al testo base, gli emendamenti sono stati senz'altro molto costruttivi e assolutamente migliorativi rispetto al, come ho detto, al testo base. Si è fatto un buon lavoro, come ho detto, su un tema così importante è fondamentale un discorso unitario che io spero con i nostri emendamenti venga tenuto in debito conto nel dibattito del Consiglio Comunale. Comunque, come hanno detto anche il mio collega di centrodestra, come Forza Italia seguiremo anche col nostro consigliere Davide Bordoni il dibattito e cercherà lui di indirizzarlo rispetto a questi, facendo tesoro di questi emendamenti che oggi in maniera unitaria con il voto favorevole di tutti sono stati presentati in quest'Aula. Perciò Forza Italia vota a favore. Prego, consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, sono veramente contento dell'epilogo di questa situazione e ruberò solo qualche minuto per confermare con le risposte ai dubbi che sono stati sollevati, diciamo, dare un po' di certezze. Innanzitutto sul discorso della terzietà della figura, nel momento in cui abbiamo sospeso i lavori d'aula il consigliere mi chiedeva maggiori dettagli, il consigliere De Gido, sulla terzietà della figura, per avere la garanzia che appunto non ci fosse alcun conflitto, eccetera, per il fatto che poi all'interno del testo viene specificato che la figura è nominata dal sindaco. Allora, probabilmente non è molto chiaro perché viene spiegato nelle premesse dell'atto e si fa riferimento al regolamento del controllo analogo approvato con delibera dell'Assemblea Capitolina 27/2018, e nella sezione 5, dove si parla delle nomine dei consiglieri di amministrazione ma anche degli organi di controllo, viene proprio specificata questa cosa, cioè la selezione della persona avviene attraverso una selezione pubblica per titoli e diritti, cioè quindi sono necessari alcuni requisiti per poter accedere a ruolo, diciamo, quindi bisogna vincere un concorso praticamente, e in realtà la nomina del sindaco è semplicemente una ratifica
del risultato del bando. Quindi non c'è una nomina intesa come una chiamata diretta da parte del sindaco, come può essere quella della giunta, di un assessore, no? Una nomina di una persona di fiducia del sindaco, ma assolutamente avviene una selezione per poter accedere a quel ruolo. Quindi il sindaco ratifica quell'avvenuta elezione. Rispetto a seguire il processo, tutti i consiglieri presenti in quest'aula hanno delle figure, dei colleghi in assemblea capitolina all'interno delle commissioni. Come ci spiegava uno dei consiglieri prima, una volta raccolti tutti i pareri dei municipi, delle delibere municipali, queste informazioni andranno a confluire al centro attraverso appunto delle assemblee, delle commissioni capitoline, per poi arrivare con un parere della commissione capitolina che porta con sé i nostri pareri all'approvazione definitiva in aula Giulio Cesare. E noi cercheremo di essere presenti fisicamente. Ricordiamo che come municipio anche in Campidoglio le assemblee sono pubbliche, tutti i cittadini possono partecipare, ovviamente anche i consiglieri del municipio. Quindi io cercherò di essere presente nel seguire i lavori e riporterò le informazioni e sosterrò la nostra, non intesa come maggioranza, la nostra posizione intesa come municipio, visto che da quello che ho capito dalle intenzioni di voto, dalle dichiarazioni di voto, ci sarà l'unanimità per il supporto a questa richiesta, cercherò di sostenere la nostra posizione espressa oggi in quest'aula di consiglio. Non credo di dover aggiungere altro se non riconfermare il mio ringraziamento a tutte le parti politiche che hanno contribuito a questo lavoro, vi dico non semplicissimo, perché siamo nel campo della normativa, siamo nel campo dei minori, con un'altissima sensibilità, un argomento molto 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 delicato, e ci tengo particolarmente di nuovo a ringraziare gli uffici, perché la professionalità tecnica degli uffici ci ha dato veramente una grande mano nel prendere una decisione consapevole. Mi scuso per essermi dilungato, e il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie. Perfetto, grazie. Allora passiamo alla fase della votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 voti favorevoli l'atto si intende approvato all'unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori, mozione avente ad oggetto accordo di collaborazione protocollo per la prosecuzione dell'allattamento materno ai bambini inseriti all'asilo nido. Relatore, prego, consigliera. Grazie Presidente. Scusate, ma sono un po' infreddolita. La raccomandazione dell'OMS dice, riguardo il latte materno, l'allattamento materno, recita: finché mamma e bambino lo desiderano. Il latte materno rappresenta il metodo di alimentazione più indicato per il neonato, sia per il legame psico-affettivo tra madre e bambino, sia perché fornisce tutti i nutrienti di cui ha bisogno nella prima fase di vita, fin dalle sue prime ore. Poche gocce di colostro contengono già tutto ciò di cui lui ha bisogno, sia per il suo nutrimento, sia per le sue difese immunitarie. Se tutti i bambini fossero allattati almeno nei primi 6 mesi di vita con il latte materno, si salverebbero almeno circa 1,5 milioni di essi, vittime delle malattie e della malnutrizione. La promozione dell'allattamento materno è considerata da tempo una priorità di salute pubblica, tale da essere espressamente indicata dall'UNICEF come un diritto nell'articolo 24 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Generalmente le cause che portano ad abbandonare l'allattamento materno sono la scarsa informazione sulle conseguenze o il mancato sostegno alle neomamme in un periodo, quello postparto, spesso caratterizzato da fragilità psicologica. Una corretta informazione e un adeguato sostegno alle madri può permettere loro di fare scelte consapevoli oltre ogni pregiudizio. Passo al considerato. Riprendere il lavoro per molte donne dopo la gravidanza è un fattore scatenante per l'abbandono della pratica dell'allattamento al seno. E questo municipio è molto sensibile a questa tematica. Ha anche aperto due punti allattamento nelle due sedi municipali nelle nostre due sedi municipali ed ha anche partecipato al programma regionale supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino e vinto un finanziamento con il progetto Una vita che nasce, una società che cresce, tra le cui azioni sono previste interventi domiciliari gratuiti di sostegno alle neomamme nei primi 12 mesi dopo il parto, con promozione dell'allattamento al seno. Operatrici esperte nel campo perinatale saranno accanto ai neogenitori per condividere i nuovi impegni legati all'allattamento e alle cure del bambino, per affrontare insieme dubbi e preoccupazioni, per facilitare momenti di riposo e cura di sé. Quindi è importante la collaborazione con gli ambulatori ostetrici consultoriali che offrono un servizio nel percorso nascita aziendale, organizzato e gestito direttamente dal personale ostetrico assegnato ai consultori familiari. Nel nostro municipio 7, il 21 marzo 2016 è nato il primo consultorio a gestione ostetrica che prende il nome di Polo Ostetrico Infanzia con sede in Viale Bruno Rizzieri 226. Nella commissione pari opportunità abbiamo appunto invitato la dottoressa che ricopre il ruolo di ostetrico coordinatore area territoriale ASL Roma 2, responsabile delle ostetriche dei consultori familiari ASL Roma 2, responsabile degli ambulatori ostetrici territoriali per il puerperio e allattamento, che ci ha spiegato quanto sia importante incoraggiare le madri a intraprendere il percorso dell'allattamento con il sostegno da parte di tutti, la famiglia, gli operatori sanitari, e che l'alimentazione con il latte materno continui anche quando il bambino è inserito all'asilo nido, dando alla mamma che riprende il lavoro la possibilità di portare al nido il proprio latte spremuto e che gli operatori e la mamma stessa abbiano tutto l'aiuto e le informazioni necessarie. Quindi, per quanto premesso, considerato, il Consiglio del Municipio VII impegna la Presidente e la Giunta ad attivarsi affinché, anche attraverso un eventuale accordo di collaborazione, protocollo con il Polo Ostetrico Infanzia, sia favorita la prosecuzione dell'allattamento materno con gli asili nido del Municipio VII attraverso le seguenti indicazioni: informare, anche attraverso percorsi formativi, il personale in servizio presso gli asili nido perché possa coadiuvare gli esperti in attività di promozione e sostegno dell'allattamento al seno, informare le famiglie dei bambini iscritti sui benefici dell'allattamento materno e dell'allattamento prolungato, nonché sulle corrette procedure da seguire per poter consegnare ai nidi il latte materno in conformità alle disposizioni HCCP vigenti, collaborare con consultori ed altre organizzazioni per l'implementazione di attività collegate alla promozione dell'allattamento materno e dall'educazione sulla corretta alimentazione infantile. Grazie. Grazie, nomino il nuovo scrutatore, il consigliere Toti è uscito, nomino la consigliera Bionda. Bene, interventi? Non ci sono interventi? Prego, consigliera. Grazie Presidente. Grazie alla consigliera che mi ha preceduto, che ha presentato questa mozione, che è chiaramente condivisibile, però diciamo, dato che oltretutto nella mozione è citata la delibera numero 18 dell'Assemblea Capitolina approvata il 27 aprile 2017, siamo andati a ricercare quella delibera che è a firma della consigliera
Michela Di Biasio, adesso consigliera regionale, ma che era consigliera al Comune di Roma per il gruppo del Partito Democratico nella scorsa consiliatura, nella quale veniva istituito il servizio di conservazione e somministrazione del latte materno all'interno di tutti gli asili nido capitolini. E al netto delle premesse, che chiaramente diciamo sono più complesse di queste, ma che condividono sostanzialmente le intenzioni di questa mozione, deliberava però innanzitutto di promuovere l'attivazione all'interno degli asili nido capitolini di un servizio a favore delle madri che ne facessero formalmente richiesta, finalizzata alla conservazione e somministrazione del latte materno, tant'è che dal 2017 questo diritto è finalmente garantito ai bambini più piccoli all'interno degli asili nido del Comune di Roma, di impegnare il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia affinché provveda a tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'avviamento dello specifico servizio, ivi compresi la stesura di un apposito protocollo per la corretta gestione del latte materno destinato ai bambini inseriti in asili nido capitolini e la comunicazione alla cittadinanza. Nella stesura del suddetto protocollo dovranno essere esplicitamente richiamate le specifiche norme igieniche e i principi di sicurezza alimentare nelle operazioni di prelevamento, trasporto, conservazione e somministrazione del latte materno, nonché il mantenimento del suo alto valore nutritivo, in accordo con l'ASL. E in terzo luogo deliberava di impegnare i municipi al recepimento di questo protocollo ai fini dell'adozione in tutti gli asili nido di loro competenze e l'avviamento concreto del servizio. Questo servizio in realtà è stato attivato, motivo per cui diciamo questa mozione è un po' perlomeno ridondante, perché chiede in questo momento di attivare un servizio che nel Comune di Roma è già attivo, tant'è che se andate a cercare su internet esiste già un protocollo dell'ASL Roma 2, che è l'ASL alla quale il nostro municipio fa riferimento, che è esattamente il protocollo di cui parla la delibera, protocollo per la prosecuzione dell'allattamento materno ai bambini inseriti all'asilo nido o in comunità infantile, dove c'è un modulo in cui questo deve essere richiesto dalla madre e c'è esattamente diciamo in che momenti della giornata deve essere somministrato il latte, ovvero a colazione, a pranzo, a merenda, se è surgelato, se è congelato o meno, e c'è diciamo una proposta che viene fatta a tutti gli asili nido per sostenere la continuazione dell'allattamento all'interno degli asili, per cui in realtà non solo la delibera è stata approvata dal Consiglio Comunale 2 anni fa, ma esiste già il protocollo con l'ASL e quindi le madri che ne vogliono fare richiesta hanno già a disposizione un modulo per farlo. Quindi il fatto che noi sostanzialmente chiediamo di attivarsi con un protocollo con il polo ostetrico infanzia può anche andar bene, ma nei fatti questo è un servizio che già il Comune di Roma con una delibera capitolina ha circostanziato, e quindi in questo senso semplicemente bisogna informare gli asili nido e la popolazione che questo servizio esiste, ma che oggi non ci stiamo inventando nulla di nuovo. Grazie. Grazie, altri interventi? Non ci sono? Prego, consigliera. Allora, volevo precisare che sappiamo che c'è il protocollo e la delibera e tutto. Questo è un accordo di collaborazione richiesto proprio dalla ASL, proprio per informare gli asili nidi, che oggi sono c'è proprio la carenza di informazione. Quindi è un accordo di collaborazione con i consultori, con il polo ostetrico, affinché possano appunto informare di questo protocollo che già esiste, perché già esiste. È un accordo di collaborazione, non il protocollo, non l'istituzione di un protocollo. Bene, era l'ultimo intervento, l'intervento di chiusura, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni? Non ce ne sono? No, non le vedo. Bene, allora passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
con 14 voti favorevoli l'atto si intende approvato. Passiamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori, la mozione avente ad oggetto promozione del progetto Senso Comune, programma gratuito visite guidate tattili. Relatore, prego, consigliera. Grazie Presidente. Non leggo tutto il premesso, leggo giusto qualcosa. La dichiarazione dei diritti umani all'articolo 27.1 recita: ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. Vado avanti con il premesso, però voglio solo ricordare i principi generali della Convenzione, che sono, riguardo le disabilità, A, il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone, B, la non discriminazione, C, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società, D, il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa, E, la parità di opportunità, F, l'accessibilità, G, la parità tra uomini e donne. Questo è anche importante, voglio ricordarlo anche nel premesso. Gli stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili, abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali in forme accessibili, C, abbiano accesso a luoghi di attività culturali come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici e per quanto possibile abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. Passo al considerato, brevemente, l'amministrazione capitolina, questo è importante perché è una... con la sottoscrizione del nuovo CCD, contratto collettivo decentrato integrativo, ha inteso sottolineare il valore della partecipazione nella crescita e nello sviluppo dell'organizzazione, convinta che per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi debba essere opportunamente valorizzato il ruolo centrale dei propri dipendenti, quali portatori privilegiati di esperienze maturate nel loro ruolo di interfaccia tra la città e le istituzioni pubbliche. A tal fine, in base all'articolo 35, che adesso vi leggo brevemente, articolo 35, partecipazione, l'amministrazione capitolina favorisce le iniziative di partecipazione dei dipendenti al fine di coinvolgere il personale nella crescita e nello sviluppo dell'ente tramite la presentazione di proposte articolate in progetti in materia di buone pratiche, progetti di produttività, innovazione tecnologica, laboratori professionali e nuove idee per la gestione dei servizi. A tal fine sarà realizzato apposito spazio all'interno del portale istituzionale. Articolo 35 del CCD, l'amministrazione ha indetto un bando di concorso di idee buone pratiche in comune, in cui sono state sollecitate attraverso il coinvolgimento di tutti i dipendenti proposte di azioni da mettere a sistema per avere un luogo di lavoro migliore e più aderente alla necessità delle lavoratrici e dei lavoratori, un luogo dove il benessere e l'assenza di discriminazioni diventino un fattore determinante per innalzare la motivazione, l'identificazione e la produttività di Roma Capitale. Quindi, nell'ambito della promozione e sostegno della cultura delle pari opportunità, primo ambito del suddetto concorso di idee, è stato accolto, quindi ha vinto il progetto Senso Comune, questo di cui parliamo oggi, programma gratuito per visite guidate tattili, accessibilità museale per le persone con disabilità visiva e per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali portato avanti dalla Sovrintendenza Capitolina con il Dipartimento Organizzativo
organizzazione e risorse umane e del Dipartimento di tutela ambientale di Roma Capitale. Brevemente, proprio in due parole, spiego cosa sono le visite guidate tattili. Sono un momento di conoscenza fondamentale per le persone con disabilità visiva. Si insegnano tecniche di esplorazione tattile che portano all'acquisizione di autonomia nella comprensione dell'immagine e al raggiungimento del piacere estetico. Quindi in commissione ci hanno riferito che appunto questo progetto, che il concorso ha centrato perfettamente le proposte sulla promozione e il sostegno della cultura delle pari opportunità. La conciliazione dei tempi di vita lavoro, il benessere e la salute organizzativa negli ambiti di lavoro. Il progetto Senso Comune è un'iniziativa per la diffusione di attività dedicate a persone con disabilità. L'obiettivo è creare una rete sociale che consenta a tutti i dipendenti, capito, di veicolare le informazioni relative alle attività che la sovrintendenza riserva alle persone con disabilità visiva. Qui voglio fare due citazioni e poi passo all'impegno. Un'opera d'arte, prima di essere tale, è un'idea. Cogliere l'idea pura che l'ha generata, interiorizzarla prescindendo dall'oggetto, farla vivere di forme e colori concettuali nell'immaginazione, è possibile per tutti, vedenti e non. Cieco è chi non vede, ma non è chi non vede, ma chi non riesce ad immaginare. Siamo abituati al fatto che l'uomo legge con gli occhi e parla con la bocca. Solo un grandioso esperimento culturale che dimostra che si può leggere con le dita e parlare con la mano ci rivela tutta la convenzionalità e la mobilità delle forme culturali del comportamento. Per quanto premesso e considerato, il Consiglio del Municipio 7 impegna la Presidente e gli assessori di competenza ad attivarsi per la promozione dell'iniziativa Senso Comune, dando la massima diffusione del programma delle visite guidate tattili in primo luogo presso gli uffici municipali preposti, le associazioni interessate, la consulta per le disabilità, la consulta per la scuola, le istituzioni culturali e le scuole del nostro territorio. Grazie. Grazie, ci sono interventi? Prego, consigliere Giuliano. Allora, velocemente, volevo fare, sono d'accordo, Presidente di Commissione, sono d'accordo, condivido la posizione, condivido l'atto politico con il fine, con il progetto e con tutto quello, con l'impegno che noi diamo alla nostra Presidente, l'assessore competente. Volevo anche fare due ringraziamenti perché nascono dai lavori di commissione, dalle commissioni, quindi i risultati quando ci si lavora con coscienza, però c'è anche un merito, Presidente, c'è anche un merito che voglio dare a questo ufficio di presidenza, perché oggi abbiamo fatto un consiglio sulla positività e non a caso oggi è stato fatto un consiglio con questi atti, perché l'ufficio di presidenza ragiona anche come porre le condizioni, no? Per effettuare un consiglio municipale, e quindi oggi è nell'aria, nella modalità del, diciamo, dell'essere contributivi, della positività, e quindi oggi io penso che qualunque altro atto portato in questo, oggi in quest'aula con una finalità positiva sarebbe stato votato, perché è partita bene. Merito anche di chi organizza i consigli. E poi non meno, perché prima il Presidente del Principato, così gli do la possibilità di riprendere, ma il Capogruppo anche, ne parlavamo prima, del 5 Stelle, quando si dice, e lo dobbiamo dire, prendo questa occasione, quando si dice che gli uffici sono preparati, quando si dice che sono utili, che danno il loro contributo, questo è grazie anche a dei dirigenti che hanno la loro capacità, ma anche a un direttore di orchestra, che è il nostro direttore di municipio, che dobbiamo dire che da quando sta qui con noi non avrà forse saltato mai un consiglio. Questa garanzia del fatto che la parte amministrativa, no, è collegata con la parte politica, e questo può dare grandi frutti,
perché il nostro municipio viaggia rispetto ad altre situazioni a un'altra velocità. E quindi per ringraziare anche la parte amministrativa dobbiamo fare tramite le loro figure e tramite il loro capo, il nostro direttore, che comunque fa sì che questo avvenga. Lo volevo dire perché sembra tutto scontato, ma poi le situazioni e i frutti si notano. Quindi, Presidente di Commissione Pari Opportunità, io non ci sono però in questa commissione perché non posso stare da tutte le parti, lei dirà giustamente, però vedo che i progetti, noto che questa indicazione, quindi questa mozione, questo atto politico verte verso sempre quelle categorie che hanno, sono meno fortunate, che hanno bisogno di sostegno, ok? E comunque hanno bisogno di presenza e di intervento, e noi dobbiamo farlo. Quindi grazie per aver portato a nome della commissione, a nome del consiglio, noi abbiamo fatto sì che questo consiglio oggi come ufficio presidenza potesse svolgersi in questo modo e di dare il nostro piccolo grande contributo, non lo sappiamo ma ci siamo, quindi Fratelli d'Italia voterà favorevole. Quindi ha fatto anche la dichiarazione di voto? Perfetto, grazie. Va bene, grazie. Altri interventi? Prego, consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, sono stato nominato quindi devo intervenire. No, scherzi a parte, il tema è molto importante, lo faccio con piacere perché ho l'onore di far parte della commissione pari opportunità presieduta dalla collega Annarita Lazzazzera e devo dire che su questo tema, come su altri, c'è stata una particolare attenzione e approfondimento. Noi abbiamo assistito anche a delle proiezioni all'interno della sala delle commissioni municipali e questo è un tema che ovviamente ci riguarda anche come sociale. Nel dispositivo di quest'atto si chiede la diffusione massima di questo programma, per cui vorrei ricordare, diciamo, oltre il coinvolgimento della consulta per la disabilità, la consulta per la scuola, le istituzioni culturali, le scuole del nostro territorio, vorrei riprendere un po' quello che diceva il consigliere Giuliano. Mi sembra molto molto importante. Mi sembra importante perché i cittadini che ci osservano attraverso le registrazioni vedono solo una parte di quello che succede dentro un municipio. Vedono dei consiglieri, vedono un ufficio consiglio, vedono la presidenza, vedono il direttore del municipio, ma in realtà ci sono centinaia di persone che lavorano dietro le quinte. E io, uscendo fuori tema, me ne scuso, colgo l'occasione per ringraziare tutte queste persone, da chi trasmette questo consiglio streaming per dare la possibilità ai cittadini che non possono essere presenti, anche per motivi di disabilità, perché magari non si possono spostare da casa, di guardarci in diretta, a chi registra questi consigli per dargli la possibilità di vederli in differita, al pubblico che a volte anche interviene sugli argomenti, quindi è interessato a quello che l'amministrazione politica del municipio fa, alla polizia locale che è sempre presente per garantire la sicurezza delle sedute di consiglio, ovviamente a tutti gli uffici. Nel primo atto io ho fatto un ringraziamento alla parte della direzione socio-educativa, ma ringraziando il direttore dell'area socio-educativa ovviamente il ringraziamento è esteso a tutti i dipendenti della direzione socio-educativa. La stessa cosa vale per il direttore è rappresentante, è una figura rappresentativa di tutta la parte degli uffici e in effetti in questi 3 anni noi dobbiamo dire grazie perché gli uffici quando è necessario ci supportano e senza di loro molte cose non si potrebbero fare. Questo è quanto. Per quanto riguarda l'atto in se stesso, ovviamente come dicevo prima condivido assolutamente quest'atto, condivido la sensibilità anche della Presidente Lazzazzera su questa tematica e ringrazio anche, citata all'interno del dispositivo, la consulta per la disabilità e la salute mentale di questo municipio che è stata rinnovata, diciamo, da non tantissimo tempo, anche la consulta per la scuola,
Solo per ricordare che questi cittadini che presiedono o fanno parte delle consulte municipali sono la rappresentanza dei cittadini che non vengono qui, che non possono, che non hanno la possibilità di partecipare. E vorrei ricordare a chi non lo sapesse che questa partecipazione è a titolo completamente volontaristico e gratuito. Quindi quando la consulta per la disabilità, quella per la scuola, quella per... vengono a portarci delle proposte, a darci del supporto su alcuni atti, a portarci dei progetti, lo fanno a titolo completamente gratuito. E quindi attraverso di loro io ringrazio tutti i cittadini che decidono di attivarsi e partecipare attivamente alla vita politica del nostro municipio, perché queste decisioni qui dentro noi non le prendiamo solo per noi, le prendiamo per i 300.000 e passa abitanti che risiedono nel nostro municipio. Scusate se ho divagato, ma mi sembrava importante. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ce ne sono. Passiamo alla fase della dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti, l'atto si intende approvato. Il Consiglio è chiuso, sono le ore 16:51. Grazie, buona serata.